Sponsored by Impresa Valassi, fermo e franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifep.it. Carrozzeria Steel Car. Qualità, restauro, puntualità, cortesia. Steelcarlecco.com. EcoStore Lecco. Reuse is the future. Info 0341 28 84 98. EcoStore.it. Orsa Maggiore, discoteca, ristorante, spiaggia. OrsaMaggioreDiscoClub.it. Treba Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. TrebaHome.it. Allora, Buffetti, un primo tempo condotto con ordine, ma forse un po' una difesa ordinata, ma forse un po' rinunciatario come atteggiamento. Il secondo tempo, l'esatto opposto, Lecco veemente, anche se non ha prodotto grosse occasioni da gol. Qual è il Lecco più vero, quello su cui bisognava puntare fin dall'inizio? Allora, dobbiamo guardare le dinamiche delle varie fasi della partita, in considerazione anche dell'avversario che vai ad affrontare. Quindi nel primo tempo direi che sì, siamo stati ordinati, non abbiamo prodotto un gioco più offensivo che invece si è visto nel secondo tempo, però mi sembra che il campo, la squadra l'abbia tenuto molto bene, e alla fine l'Alessandria non è che poi sia arrivata tante volte alla conclusione. E infatti vorrei precisare il fatto che di tutte le squadre di alto livello che in questo primo scorcio di campionato abbiamo incontrato, direi che oggi è la miglior partita che abbiamo fatto, sia sul piano prettamente difensivo e anche di quello che abbiamo proposto. Che poi questo si sia verificato nel secondo tempo piuttosto che nella prima frazione fa parte di quelle dinamiche che abbiamo detto prima. Avete inserito anche tre giocatori più offensivi, si è visto? Assolutamente, siamo passati a un 4-2-4 per cercare di produrre il maggior sforzo possibile, attingendo forze nuove dalla panchina. E mi sembra che una squadra di questo livello sia stata messa in difficoltà. Grosse conclusioni, come hai detto tu, non ce ne sono state, però io tengo anche a sottolineare che il colpo di testa di Fall parato è stata forse dei due portieri la parata più importante di tutta la partita. Quello del finale. Sì, 88esimo. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Testa. Sì. Avevano citato il fuorigioco. No, assolutamente. Assolutamente. Il colpo di testa Fall. Ahmed Fall, è vero, allora era un colpo di testa. Fare punti con l'Alessandria era difficile, però visto il secondo tempo è sembrato possibile, insomma. Perché no? Se no non scendevamo neanche in campo, voglio una battuta al di là di tutto. Abbiamo prodotto uno sforzo nel secondo tempo, grazie appunto a nuovi protagonisti, no perché quelli del primo tempo non avessero demeritato, però in considerazione anche del fatto delle tre partite ravvicinate in una settimana, era giusto provarci. Ci abbiamo provato, li abbiamo messi comunque in difficoltà e quindi ripartiamo da lì. Voi hai detto che avete tenuto bene il campo a livello di squadra, però i due gol dell'Alessandria sono arrivati sempre sul finale, sia del primo tempo che del secondo tempo. Può essere un calo di attenzione? No, nel senso che il nostro maggior problema nelle prime partite era di prendere gol nei primi 10 minuti, e quindi mi sembra che non è che sia un grosso risultato prendere gol all'ultimo minuto, però rispetto alle altre partite sicuramente questo ti ha permesso di stare in partita molto di più. È chiaro che andare a riposo sullo 0-0 anche dal punto di vista psicologico è completamente diverso rispetto a andarci in svantaggio, però penso proprio che i ragazzi questo non l'abbiano oltremodo subito. Anzi, avete detto voi che, e l'hanno visto tutti, quello che è stato proposto nel secondo tempo. Teo? Scacca Barozzi, faccio sul singolo, un giocatore che, diciamo, che è lì, per tante volte fa la cosa giusta, poi sbaglia quella un po' più facile. È una fase un po' di semi-involuzione, diciamo, la sua. Come mai? Ma oggi mi sembra invece che... La sua prestazione comunque sia stata positiva, nel senso che stava lavorando bene anche in settimana, era giusto proporlo e mi sembra che il campo non abbia dato delle risposte significative. Sicuramente è un giocatore a disposizione in più per poter proseguire nel nostro campionato.
mi ha preso gol sul nostro errore. Di solito quando fai gol, quando prendi gol sbagli qualcosa, però sempre come solite mi pare di Sari, poi correggimi se sbaglio. Ha perso quel pallone. No, più che non aver, più non averlo perso, non ha lavorato su una traiettoria, però è chiaro che se quando si piglia gol qualcuno, se, qualcuno o comunque anche un reparto sbaglia qualcosa. Lo rivedremo con calma in settimana a video e ci lavoreremo sopra, come abbiamo sempre fatto da qui all'inizio. A posto, se dando il massimo sforzo, perché oggi sono concorde sul fatto che l'Ecole, tre sconfitte con grandi squadre, oggi ha meritato di meno di perdere, ma se il massimo sforzo produce zero punti, qual è il vostro animo e qual è il vostro morale? La volontà è quella massima di continuare a lavorare per la nostra strada, chiaramente lavorando sugli errori che sono stati commessi, sia in fase difensiva e eventualmente su quella propositiva. Però, avete detto voi, abbiamo incontrato squadre di livello. Se è stata una partita dominata nel primo tempo, più gestita nel primo tempo, chiaramente un pochino la squadra si è fatto ritorno all'aggressività dell'Ecco nella ripresa, però nel momento cruciale trova sempre il colpo, trova la giocata, sì. Trova anche la capacità di resistere, rischiando poco. Hai detto un po' tutto, abbiamo resistito rischiando poco. Quello, primo tempo sono un po' arrabbiato perché abbiamo fatto un gran primo tempo. Penso che l'Ecco non è mai nemmeno entrato in area, abbiamo avuto diverse occasioni, non siamo stati cattivi negli ultimi 20 metri. Penso che forse è stato uno dei migliori primi tempi di queste 7 partite. Abbiamo fatto tutto bene, siamo arrivati lì, era una partita che dovevamo chiudere al primo tempo. Sapevamo comunque che venivamo a giocare contro una squadra comunque... Adesso i risultati magari non stanno venendo tanto, però arrivava da una vittoria, una squadra che comunque l'anno scorso ha fatto un gran campionato, quest'anno penso che possa far bene, siamo solo all'inizio, quindi i risultati per quanto riguarda noi, ma come per gli altri, li guardiamo poco, bisogna guardare le prestazioni. Poi come hai detto te, il secondo tempo in effetti è stato più equilibrato, noi ci siamo abbassati un po', con il fatto che ci mancava Gazza e Casarini, comunque in mezzo al campo non avevamo grossa alternativa, abbiamo giocato con un esterno alto mezzala e abbiamo fatto un po' più fatica. E l'Ecco comunque ha dimostrato di essere una squadra comunque buona, ha fatto la sua partita, però penso che abbiamo vinto senza rubare niente, sapendo che incontravamo una squadra che lo sapevamo, non era facile, quindi a maggior ragione siamo contenti. La soluzione in quella posizione è stata comunque una soluzione positiva. Sì, sì, positiva. Ragazzi, ha fatto bene. È normale che su alcuni aspetti il centrocampo, mancandoti Casarini e Gazzi, hanno caratteristiche diverse. Però ha fatto bene, come ha fatto bene Castellano la partita precedente, anche se più un metodista. Chiarello anche lui un po' sacrificato a fare la mezzala e non la mezzala a tre quarti. Però, ripeto, sono contento di tutto, forse nel primo tempo potevamo chiuderla lì, nel secondo tempo abbiamo sofferto più di quello che potevamo soffrire, ma comunque c'è anche l'avversario, l'avversario ha dimostrato di essere un avversario comunque degno e quindi le partite si giocano in due. Siamo stati bravi comunque a gestirla, anche se un paio di occasioni le abbiamo concesse, però le partite durano 90 minuti, non possiamo sempre pensare che non ci tira mai in porta come con la Giana come il primo tempo di oggi. Quindi ci sono anche i meriti dell'avversario. Non ami parlare dei singoli, però Scelpe è partito in una posizione, ma sempre che poi lei nei cambi, poi la ripresa l'hai alzato, è stato lui l'uomo che ha dato la palla del 2-0. Sì, Sciacca è un giocatore Sciacca quando ha lo fatto... chiami è sempre presente bene. Sì, Sciacca ha fatto bene, poi dobbiamo anche noi ragionare sul minutaggio, sui giovani, tre devono essere sempre in campo. Quindi a volte anche nelle istituzioni, col giovane che esce, il giovane che entra, a volte dobbiamo cambiare qualcosa. Il discorso del sacrificio che abbiamo segnato oggi, ma il discorso del grande sacrificio di un giocatore come Giuseppe, fare dei colpi, distribuire la sportellante con tutti. Sì, no, lo sanno, danno una grande mano, non stanno ancora benissimo perché tutti e due sono arrivati in ritardo.
non hanno avuto nemmeno tempo di recuperare da queste tre partite, che siamo un po' contati in alcuni ruoli come caratteristiche, però devo dire che sono contento di tutti, stanno facendo tutti bene, ci sono ancora margini, soprattutto per i giovani, perché comunque qualcuno è al primo campionato e qualcuno, come quelli che avevo io l'anno scorso, è al secondo campionato, quindi stanno facendo bene ma hanno ancora margini. Chiaramente devono continuare a lavorare senza pensare guarda la classifica, perché oggi nessuno se l'aspettava, ma non conta niente, ma questo lo dico nel bene, ma se fosse stato anche nel male. A parte che si è criticato qua due volte, perché chiamano sempre Chiarello, scusa la battuta, però come stanno i due centrocampisti, cioè i margini che si Sì, penso che nel giro di una settimana, massimo 10 giorni, sono situazioni lievi, diciamo che non, oggi il campionato è lungo, quindi non vogliamo rischiare nessun tipo di infortunio e non accederiamo a nessun recupero. Non ci sono loro, giocano altri, tanto giocatori ne abbiamo, il campionato è lungo e lo spazio ci sarà per tutti. Metti pressione al Monza per domani sera? No, a oggi la verità è che tanto è inutile che ce lo raccontiamo, oggi il Monza ha due squadre forti, complete, è superiore diciamo a tutti, non all'Alessandria. Poi detto questo, noi non dobbiamo guardare né il Monza, né la Carrarese, né Siena, né la Gianemia, dobbiamo pensare su fare il nostro campionato, nel nostro percorso di crescita, poi è normale che conta anche la classifica perché i campionati si fanno per questo, però va guardata più avanti. Questo l'abbiamo detto già inizio anno, perché lo dicevamo anche nel caso c'era qualche intoppo e si partiva non così. E quindi continuiamo su questa, non potremo sempre vincere, non potremo sempre giocare bene, speriamo di farlo il più possibile, però noi stiamo concentrati su questo e viviamo partita per partita. Poi quando sarà gennaio o febbraio guarderemo anche la classifica, come è giusto che sia. Vai Marci. Allora Matt, hai avuto sulla testa il Parigno, come è stato? Bravo del portiere. Sì, bravo anche che ha calciato la palla Andrea, nel caso. E niente, ho provato ad andare in avanti, provare a smuovere qualche cosa. Quindi peccato che l'ha parato. Sicuramente sarebbe stato dopo un'altra partita se fosse un gol. È un risultato giusto o no? Vabbè, loro squadra comunque organizzata, e per come la vedo io, cioè nel senso noi comunque a livello di crescita, a livello della squadra, secondo me siamo cresciuti, nel senso che nelle altre partite magari subivamo un po' di più, questa di questa sera invece secondo me siamo rimasti più ordinati e ci è mancato magari davanti qualche cosina, però lavoreremo anche per queste cose qui. Peccato per quel gol concesso sul finale del primo tempo che ha deciso probabilmente la partita, per cui fare gol all'Alessandria non è proprio facilissimo. Sì, sicuramente sono gol che ti tagliano anche il primo gol, perché l'hanno fatto il primo. Ha fatto proprio subito, cioè prima del primo tempo, sicuramente ti tagliano le gambe, perché meno male eri nella partita, però noi anche dobbiamo abituarci anche a queste cose qui che possono capitare durante la stagione, e quindi la reazione secondo me è stata positiva a livello di squadra, perché nel secondo tempo comunque abbiamo spinto tanto. Peccato che non siamo riusciti a pareggiarla. Teo, veramente sulla direzione arbitrale, niente di scandaloso, premesso, però è sembrato che anche un po' come col Monza, i falli mezzi e mezzi, tante volte per loro si lasciava correre, per voi un po' meno. Sì, sai, secondo me in Serie C i contrasti sono più, cioè nel senso che sono altri contrasti, bisogna essere un po' più duri, lo dico sia a me che alle altre squadre, che per come l'ho visto io, secondo me nei contrasti bisogna andare senza pensare che l'arbitro te lo fischia, ecco. E poi dopo quello che succede, gli arbitri sbagliano, fanno delle volte, dicono le cose come fanno le cose, fischiano bene, delle volte no, quindi me la sento di criticare l'arbitro. Pastore.
Buonasera. Buonasera. Sei tornato nel tuo ruolo, diciamo, ideale, no? Sì. E si è visto, hai sia difeso bene che sei riuscito a mettere in difficoltà, insomma, l'Alessandria. Cos'è mancato questo ecco però? Credo che, soprattutto nel secondo tempo, ci sono state alcune occasioni che potevamo capitalizzare meglio. Purtroppo il colpo di testa di Ame, o qualche situazione con Capogna, se non ricordo male anche un cross tagliato di Maffei in area, non c'eravamo. Quindi penso sia mancato il tocco finale di capitalizzazione per l'azione. Quel pizzico di cattiveria in più magari. Un ecco sfortunato, un ecco che deve ancora lavorare. Entrambe, diciamo, però io sono fiducioso. Sono fiducioso che riusciremo a tirarci fuori, insomma, da questa serie altalenante di risultati. Con il lavoro, ovviamente, e anche con quel pizzico di fortuna che ci manca. Però sono fiducioso. Niente. Il tuo ruolo preferito, cioè così ce lo segniamo, no? Perché comunque come diceva giustamente anche Marcello, Acrema ha giocato a terzina e fatto bene. Sì. E anche oggi comunque ha fatto una buona partita, c'è cioè qualcosa che preferisci o se sembra la schiera del basta che si giochi o poi. Io diciamo sono sempre predisposto ad offendere, quindi diciamo in 3-5-2 mi trovo più a mio agio, però comunque in passato ho fatto per tanti anni anche il terzino, quindi non lo disdegno affatto. Ovviamente un po' più alto in fase offensiva mi trovo meglio, però non disdegno ovviamente neanche fare il terzino per dare una mano. Okay. E poi tu arrivi anche alla squadra con tanti giovani, che era questo Francavilla, sì, che ha fatto un ottimo campionato, sì, 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 dopo una partenza non facilissima, ritrovi qualche affinità? Beh sì, anche l'anno scorso ci siamo ritrovati in un periodo non facile. L'unico modo per uscire è l'entusiasmo, sia all'interno dello spogliatoio che al di fuori, insieme ai tifosi. Basta poco, basta veramente poco per tirarsi fuori. Grazie.